Marina, 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 si vada a Marina. Oh, prendiamo la linea. Eccola qui, ecco qui. La linea di Marina. Sì, la Marina. La Marina. La Marina. La Marina. L'esercito e l'aviazione. Ecco. Sì. Sì. L'aeronautica, l'aeronautica, cioè un culo volante, l'aeronautica. Scusi, ho detto una battuta, mi è scappato da ridere, non mi è riuscito a fare ciccio e vinaio. Pronto? Sei a Marina? Sì. Marina? No, scusi, ho detto aeronautica, no? Pensavo a un culo volante, la natica, aeronautica, invece aeronautica, giusto? Sì. Ecco, sì, no, ma non c'entra niente, aspetti, ricominciamo da capo. Pronto, signora Marina? Sì. Ah, buongiorno, senta, sono Ciccio il vinaio. Detto fegato. Senta, ma che c'ha da perdere tempo? No, signora, le mando il vino e le ha ordinato, signora. Sì, questo è il signor Bezzi? Sì. Ma io non immaginavo, Allora, come va? Sì, no, ma lei chi è? Bezzi. No, non è Bezzi. Sì, sì, puzzo di Lezzi. No, questo è Grezzo e puzza di Lezzo. Ma che... Sono il Grezzo e puzzo di Lezzo. Okay. Questo è l'altro. Ha voglia di giocare, anche lei. Lei non c'ha voglia di giocare? No, io ma no. La voglia di giocare dovrebbe esserci sempre, tutti i giorni. Lo so, ma purtroppo a quest'età io sono mia ragazzina, Ma guardi, ma nemmeno io, signora, quanti anni ha lei? No, quanti ma... lei? Uguali. Ah, cazzo, allora sono vecchio. Signora, dica. La giornata com'è iniziata, bene o male? Ma era tutto nebbioso, non si vedeva neanche lì. E ora? Ora c'è il sole. C'è il sole, lo vede? Lo vede? Perché sono arrivato io. Perché è arrivata lei. Una telefonata così un po' bislacca. Era lei che mi ha telefonato stanotte alle 8:30? Ah? Era lei che stanotte alle 8:30 mi ha telefonato? Stanotte alle 8:30? Porca miseria. Poi avevo cambiato il telefono, il nuovo suono non lo riconoscevo perché la prima volta che lo sentivo. Dico, è qui che casino è che c'è niente. E com'è il nuovo suono? Così? Ma no. Vede che così bisogna ridere sempre. Hai ragione. Lei, signora, non deve dire sono vecchia, sono anziana. No, ma io non dico... Ha detto lei, della mia età, lei deve dire sono ancora una bambina e mi diverto ancora. Ah, sì? Si ricordi i vecchi tempi, torni indietro, signora, regredisca. Sì, si ricordi... quando ero piccolina in fasce. No, non troppo, non così, troppo. Al primo di Talino, ecco. Ma senta, ma che problema... basta. Senta, ora riattacco, No, signora. Sì, perché lei è venuta a noi a questa storia, poi si scherza, ma poi... Ma sa che poi io non la chiamo più? Ma sì, è un rompioglioni. Ma no, me lo passi. Ma si deve essere simpatico come lei. Lei è simpatica, vediamo se sì? È simpatico anche lui. Oh, ma che fai, rompioglioni, ma chi sei? Cazzo, come sei simpatico, sei una simpatia incredibile, complimenti. Ma che dire complimenti, di questo cazzo complimenti. Ma come di questo cazzo, ma sai che tua moglie è una persona squisita e te sei così ignorante? No, è che... Ignorante. Ma che rompioglioni, ma che Ma io rompo coglioni, te rompi coglioni a tua moglie, quella povera donna. Non so come ha fatto a resistere così, così allegra, ma con un marito sei? Come te. Un marito come te, ma ti rendi conto che cosa le ha fatto? Ma non ti do coglioni in mezzo, ma testa di cazzo. Dai, coglioni e cazzo, non sai dire altro, Vero. Vergognati, hai visto la differenza? Che simpatico, era lui, lo richiamo subito. Hai visto roba? Abbiamo trovato la signora simpatica, con la sua simpatia, cosa ha detto al marito? È un rompicoglioni, cioè mi ha messo male, lei pur essendo simpatica con me, mi ha messo male col marito, che è partito subito male, col piede sbagliato, c'è un rompicoglioni, cazzo, insomma. Pronto? Senta, signora, io vorrei capire, se lei era così simpatica con me, perché ha detto al suo marito che era un rompicoglioni? Coglioni. Perché qui mio marito sente, Sì, ho capito, ma scusa, con me è stata simpatica. Si parlava anche del primo di Torino e diceva sono rompicoglioni. Allora lui giustamente ha detto che rompicoglioni. Ma come fa a vivere con un uomo simile, signora? Come fa? Chissà ma quante io corna. Ci vivo bene, chissà lei quante corna... magari guardi di rompe poco coglioni alla gente. Chissà quante donne gli ha fatto lei, signora, quell'uomo lì. No, questo va richiamato perché ora tocca a lui, ora tocca a lui, che è lì dietro. Che fava, cioè, ma prima si trovava la signora Fava, questo invece è proprio Fava di suo, proprio, via, vai, dai, finisce mai sto numero, ecco, vai, sentiamo.
Sono il rompicoglioni e te li romperò per tutta la vita. Mi segno il tuo numero e finché te continuerà a dire queste parolacce a chiunque ti telefoni, io continuerò a romperti le palle, va bene? Hai capito? Hai capito? Ma coglione sei, sta di cazzo, ma chi sei? Ma non c'hai altri vocaboli! Vabbè, vaffanculo, non ti riesce, ma no? Ma tu rompi i coglioni, ma sta a casa tua! E cazzo, ora tocca al cazzo! Coglioni e cazzo, lui alterna! Coglioni cazzo! Ecco, se io richiamo, chi telefona, chi risponderà secondo voi? Lui o lei? O lei o lui? C'è sta a casa tua? Ma io non mi sono mica mosso, sai, mio caro, eh? E allora richiamatela perché sono troppo simpatici, è una famiglia assortita, piuttosto assortita, no? Lei che dietro, certo, la sua simpatia nasconde il veleno, eh? E lui che invece è proprio solo veleno. Pronto? Oh, che sei ancora te, rompi coglioni! Tu ma rompi coglioni! Non rompere il cazzo! Rompi coglioni! Testa di cazzo, ma hai rotto il cazzo, ma hai rotto coglioni! Ma che fai? Ma che rompi coglioni fa? Ma che fa? Ma trovati dai nel culo! Oh, io aspettavo il culo! Ma come sempre cazzo e coglioni! Ma che sei, pirocchio sei? Eh sì, tesoro, mi piace. Ma vaffanculo, mi ha rotto io, se no! Coglioni! Alla scippa ti faccio dire che numero era, eh! Sì, fatelo dire! Oh, rompi coglioni! Sta a casa tua a rompere uno all'altro! Che cosa? I coglioni? Beh, insomma, abbiamo tirato fuori anche un culo. Non è poco, credetemi, a questi lumi di luna, un culo oggi come oggi un si butta via. Stasera io m'ammazzo, passerò per pazzo, ma me ne porto un... Ma se c'è il sondazzo, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete il...